Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Allora, questa mattina ci siamo visti molto molto presto per cercare di tirare un po' le somme di quella che è stata l'amichevole giocata dalla Juventus e dato che tanti hanno detto ma non l'ho vista perché mi sono svegliato tardi, ho recuperato gli highlights, provo a darvi anche un po' la mia opinione sulla valutazione dei singoli. Ovviamente, ci tengo a precisare che sono pagelle di calcio di luglio, contano meno di zero, sono valutazioni proprio così per fare due chiacchiere, anche se in realtà poi ragionando un po' anche sui commenti che ho letto nelle ultime ore, ho pensato a un video che voglio portarvi domani, in cui andiamo un po' più dentro ad alcuni ragionamenti che secondo me sono chiave, essenziali, cioè dobbiamo parlarci in faccia, dirci le cose come stanno prima che inizi il campionato, prima che inizino ad esserci delle partite ufficiali, perché poi le valutazioni possono cambiare, i giocatori possono arrivare, le partite possono dire qualcosa, quindi dobbiamo parlarci seriamente prima dell'inizio del campionato, dobbiamo assolutamente farlo. Non parlerò di Allegri in questa valutazione delle pagelle per un motivo, ripeto, è calcio di luglio e l'allenatore principalmente viene valutato anche sulla base di quelle che sono le intuizioni, magari. Qua ci sono stati fatti 11 cambi, sono stati fatti ruotare praticamente tutti i giocatori, non sono entrati soltanto Daffara, De Winter e Barenecea. Perché c'erano 11 cambi, magari 12 con il portiere, però hanno optato per far fare il secondo tempo completamente a Pinsoglio, dato che Perin non era nemmeno in panchina. Quindi dell'allenatore si può dire poco. L'unica cosa che si può dire effettivamente di Allegri, come dicevo anche nel post partita, è che è sembrato perlomeno voler andare in una direzione un po' differente con un possesso palla partendo dal basso e giocando palla a terra, però è ancora troppo presto per valutare se è stata una casualità, una volontà per tutta la stagione. Possiamo soltanto aspettare e guardare. Quindi l'allenatore non verrà inserito all'interno di queste valutazioni, ma domani solo l'allenatore parleremo tanto, proprio perché la premessa che facevo prima è inerente a Massimiliano Allegri. Che altro? Jatter ha rescisso il contratto con la Juventus. Proprio ieri parlavamo di tanti giocatori che in questo momento sono nella rosa della Juventus e c'è il primo passo avanti, anche se in realtà sappiamo che la Juventus si sta muovendo per acquistare difensori di prospettiva. Poi vedremo se verranno aggregati alla prima squadra, se saranno per la next gen, se andranno in prestito. È ancora un po' troppo presto per parlarne, ma arriveremo perché il mercato è sempre il mercato. Szczęsny, 5,5. Prendiamo due gol sui quali non può fare niente, ma quel mezzo voto in meno per i piedi perché ha avuto da fare una convergenza, probabilmente ci sono state due o tre azioni in disimpegno in cui Szczęsny ha sbagliato proprio il primo passaggio. La Juventus si fa trovare impreparata sui calci da fermo. Questa è assolutamente una cosa da valutare attentamente, non tanto come reparto, ma proprio come gestione generale della fase di non possesso palla, della fase difensiva sui calci da fermo. Anche perché il calcio moderno ci obbliga a ragionare sulla falsariga del calcio da fermo uguale essenziale. In questa partita ci sono stati 4 gol su calcio da fermo, 3 difensori e un attaccante, quindi non possiamo assolutamente lasciarci sfuggire questa cosa o lasciare scoperto questo principio, dobbiamo lavorarci assolutamente. E quindi andiamo a dare delle valutazioni al reparto: Gatti 5,5, Bremer 6 e Danilo 7. Provo anche un po' a spiegarvi queste valutazioni. Gatti 5,5 perché? Perché su tutti e due i gol è quello che si fa un po' prendere fuori da tutti, è quello che si ritrova spesso e volentieri in inferiorità numerica. Ripeto, non è solo un problema di Gatti, è un problema di reparto, è un problema di approccio ed è una cosa che va sistemata palla ferma. Cioè bisogna prendere i filmati, monitorare e cercare di cambiare questa volontà di marcare misto, dato che bene o male o prendi la zona o prendi l'uomo, se no poi ti ritrovi in situazioni come queste in cui fai delle brutte figure, perché quella di ieri sera dal punto di vista della difesa da fermo è stata una brutta figura. La Juventus si è fatta uccellare, ho usato questo termine due volte, dicevamo prima, nel calcio moderno il calcio da fermo fa la differenza. Non possiamo assolutamente dormire o farci ritrovare come gatti in due contro uno, ma ribadisco, non è sempre solo colpa di Gatti. Tra l'altro Gatti che nell'azione del gol di Danilo è stato anche molto aggressivo perché ha colpito due volte per calciare in porta. E poi è arrivato il tap-in di Danilo, che è il primo gol stagionale per il capitano, primo gol in assoluto. Riparte la Juventus dal nuovo volto, dalla nuova leadership, cioè quella di Danilo.
è stata una prestazione di livello comunque quella di Danilo, anche in un paio di coperture dove è andato ad aiutare Cambiaso, dato che giocava sul centro-sinistra in questa occasione. E poi c'è Bremer che si porta a casa il suo 6, forse un po' macchinoso, un po' lento nell'amministrare la giocata da dietro, però la Juventus che, come dicevo prima, cerca, almeno ci prova, non sempre solo il lancio lungo su a cercare l'attaccante, però prova a giocare dal basso, a costruire dal basso. Poi bisogna essere bravi a portarsela avanti, questa volontà, se c'è una volontà effettivamente, se è cambiato qualcosa nella Juve. Oggi non abbiamo gli elementi per dirlo, abbiamo soltanto questi 90 minuti in cui si è visto un minimo, una minima volontà di fare qualcosa di diverso. Weah, 6,5, è un bel giocatore, o almeno questa è stata l'impressione che ho avuto in questa oretta, in questi 60 minuti di Weah, un giocatore veloce, un giocatore che sgasa a differenza di Cuadrado, un giocatore che non vuole la palla sui piedi, un giocatore che vuole la palla sulla profondità, sulla velocità, sullo spazio, e quindi bisogna sfruttarlo in questo modo, bisogna sfruttarlo in maniera diversa rispetto a Cuadrado. Ecco, Kostic è un altro giocatore esattamente come Weah. Kostic e Weah non sono giocatori come abbiamo fatto tanti anni con Cuadrado, palla a Cuadrado e pensaci te, inventati qualcosa, il dribbling, l'uno contro uno, no, sono giocatori che se hanno la palla, la possibilità di andare nello spazio, hanno una gamba importante e magari la possibilità di mettere dei cross interessanti al centro dell'area. Quindi questa mi sembra un po' la lettura, la prima lettura di Weah, che per essere stata la sua prima uscita, il suo esordio con la maglia della Juventus, e fa ridere proprio contro il Milan del papà, è stato un 6,5. Secondo me un 6,5, ha messo una bella palla per Chiesa, poi purtroppo Chiesa l'ha gestita male, però Weah è stata una partita di corsa e intensità, ha sofferto un pochettino in difesa quando Leao giocava sulla sinistra e quando Pulisic si è spostato sulla sinistra, però il Milan ha quel punto forte lì, e sappiamo bene che poi una difesa a tre soffre spesso e volentieri quando viene attaccata sugli esterni, perché è un po' più compatta al centro, però sugli esterni perde il raddoppio, quindi bisogna stare attenti anche a questa cosa qua. McKennie 5, non mi è piaciuto tanto, fuori condizione, tanti errori anche banali, in questi giorni aveva lavorato a parte, forse non è nemmeno al 100%, ha cambiato numero, ha preso il 16, segno che l'8 che aveva l'anno scorso deve essere lasciato libero magari per un altro acquisto, e dicevamo magari che sì, anche se storicamente il 19, anche se la parentesi a Milan 79, potrebbe prendere l'8, punto di domanda, chissà, vediamo, non lo sappiamo, però il fatto che non prenda l'8 ti fa capire che probabilmente sul mercato, a meno che non abbia voluto prendere il 16 che era di Cuadrado qualche tempo fa, perché comunque i capelli lo ricordano, ma credo che sia assolutamente fuori dal target della scelta del numero, semplicemente siccome si voleva lasciare libero l'8, quindi un giocatore sul mercato, anche se non ufficialmente, perché Giuntoli nella conferenza stampa e presentazione l'ha detto, no, McKennie non è sul mercato, bla bla bla, ma secondo me lo è, e non è stata, secondo me, una bella prestazione di McKennie, assolutamente no. Se è Locatelli, ecco, io quest'anno vorrei iniziare a vedere qualcosa di più da parte di Locatelli, ma per vedere qualcosa di più da parte di Locatelli bisogna chiedere a Massimiliano Allegri. Perché? Perché non è possibile che il nostro giocatore, il centrocampista davanti alla difesa, non faccia mai un minimo di costruzione. Questa è una cosa che francamente inizia a essere anche stancante, perché Locatelli è questo schermo, questo muro, proprio muro, uso la parola muro perché tante volte la palla rimbalza su Locatelli, ed è un giocatore che dal punto di vista difensivo dà tutto, dal punto di vista del cuore dà tutto, però non è possibile che il centrocampista davanti alla difesa, il volante davanti alla difesa, non vada mai a impostare l'azione, che si preferisca sempre andare sugli esterni, che si passi sempre poco da quella zona lì. Quindi a me piacerebbe vedere un Locatelli diverso, invece che dargli sempre solo 6 perché una fase la fa bene e l'altra non gli importa nemmeno perché non gli viene chiesta. Se dobbiamo fare questi passi avanti, bisogna migliorare anche lì. Non possiamo accettare che si faccia sempre solo una fase. Voto 7 a Miretti, che per me è stato in assoluto il migliore dei centrocampisti titolari e forse anche dei centrocampisti e basta, perché Miretti ha dato due palloni, uno, ecco, tutte e due le volte in verticale, tutte e due le volte in verticale per arrivare in porta con pochi passaggi. Noi l'anno scorso abbiamo visto spesso e volentieri delle trame della Juventus infinite all'interno della propria metà campo che continuava a girare palle in orizzontale a destra e a sinistra senza mai imbucare. Ecco, invece oggi abbiamo visto Miretti che due volte dal pallone in verticale nello spazio, una volta Weah e Weah la mette a rimorchio per Chiesa, nasce l'occasione, una volta Chiesa, palla nello spazio, Chiesa punta sulla sinistra, fa un doppio passo, si accentra e tira in porta. Un passaggio solo per arrivare in porta. Sarebbe anche ora di averlo capito che se giochi basso, perché la Juventus è una squadra che gioca bassa, poi devi essere veloce a ribaltare l'azione, perché se già giochi basso
e poi ti metti a posto, inizi a fare la possesso palla in orizzontale alla tua metà campo, si mettono a posto anche loro e tu non hai assolutamente la possibilità non di fare gol, ma nemmeno di creare l'occasione di tirare in porta. Quindi Miretti 7, ha fatto anche una magia in area di rigore, credo che sia stato uno dei giocatori, anzi secondo me insieme a Danilo il migliore in campo. Facciamo prima Cambiaso 5 e mezzo. Io ho letto tante persone entusiaste di Cambiaso, io sinceramente non sono stato così colpito, non mi ha fatto una grandissima impressione, mi è sembrato un giocatore timido non nel senso che spinga poco, perché comunque è stato anche abbastanza alto, ma tutte le volte che veniva puntato non gli ho mai visto quel fuoco nel cercare di non farsi saltare, anzi meno male che spesso e volentieri c'era Danilo che andava ad aiutarlo dietro. Poi il fatto che ci sia stato Chiesa che faceva tra virgolette la seconda punta perché stava molto largo a sinistra potrebbe essere proprio inerente al fatto che Cambiaso non faceva quello che faceva Kostic, stava un passo indietro rispetto a Kostic, così che Chiesa potesse prendersi quello spazio lì, perché la coesistenza tra Chiesa e Kostic l'anno scorso è stato argomento di dibattito e secondo me quest'anno lo sarà ancora se davvero torneremo a giocare con il 3-5-2 con Chiesa seconda punta che si allarga o con il 3-4-3 con Chiesa e Kostic sulla sinistra, perché sono due giocatori che amano partire dalla stessa posizione. Quindi attenzione. Cambiaso è il giocatore nella mia testa che va a prendere il ruolo di De Sciglio infortunato, quindi giocatore non eccezionale, non fantasmagorico, comunque un buon giocatore, un giocatore discreto che se deve farsi le sue 15 partite in Serie A quando deve far rifiutare i titolari a destra e a sinistra le può fare. Se diventa un titolare della Juve non ci siamo, la Juventus sta guardando per Holm Castagne, sì d'accordo, però io se ho Cambiaso non andrei a fare un investimento su un altro profilo, a meno che non sia possibile poi vendere Cambiaso a 20 milioni, 15 milioni, una roba del genere, e quindi sei d'accordo a monetizzare un giocatore per prendere un altro che non devi pagare ovviamente la stessa cifra, se no mi tengo Cambiaso anche se, ripeto, a me non scalda il cuore, però è un giocatore che può fare il suo, è un giocatore comunque giovane, non è, ripeto, secondo me ai livelli da essere titolare nella Juventus, però è lì, è tuo e ha già fatto un paio di stagioni, 2-3 stagioni in Serie A. Chiesa 6 e mezzo, mi è piaciuto tanto, mi è sembrato anche uno di quelli più pimpanti, si è mangiato quel gol, diciamoci la verità, su quella bella palla che dicevamo prima di Weah dalla destra, però ragazzi Chiesa che mi fa vedere di essere già a questo livello qua in questo momento mi fa soltanto che piacere, perché c'erano dei grossi dubbi, delle grosse perplessità legate allo stato fisico di Chiesa ed è sembrato uno dei più in palla, uno di quelli a cui le gambe si muovevano meglio. Ripeto, seconda punta secondo me non è il suo e infatti oggi ha fatto una bella prestazione proprio perché partiva più largo. Coincidenza? Non coincidenza? Secondo me non è una coincidenza, secondo me è un dato di fatto. Chiesa se parte più largo fa il suo, se lo accentri perde tanto. Anche quel movimento che fa quando rompe Calabria, quel movimento di Chiesa, quello è. E quindi un po' più largo, quindi meno densità dentro l'area di rigore, però sfruttiamo tanto gli esterni, Weah da una parte, Chiesa dall'altra con Cambiaso che potrebbe comunque poi buttarsi dentro. 6 e mezzo. Voto 6 e mezzo anche a Ken. Non una partita da occasioni, da gol, da tiri in porta e robe del genere, anche perché comunque lì davanti ancora ci arriviamo poco. Non è che adesso che abbiamo fatto una partita pala terra o partendo da dietro siamo diventati il Barcellona, il Real Madrid, il Manchester City, non è così, perché non è così. Però Ken si è sbattuto tanto. Le volte che la palla arrivava andava a prendersi l'appoggio dietro del difensore, la proteggeva bene, se c'era bisogno di appoggiarla l'appoggiava, se doveva sgusciare via per cercare di cambiare lato lo faceva bene. Anche lui mi è sembrato in un buono stato di forma fisica, bisogna lavorare meglio su quei meccanismi lì perché non è possibile che poi gli attaccanti della Juve tirino così poco, però ci si può lavorare se si accetta di fare un passo avanti oltre delle convinzioni che secondo me negli ultimi 2 anni hanno bloccato e forse paralizzato tanto quello che è il potenziale della Juventus. Quindi piccoli passi avanti. Uno nei commenti mi ha scritto come siete gasati per queste amichevoli. Ma ragazzo mio, ma chi è che si è gasato di che cosa? Ma se uno si gasa il 27 di o il 28 di luglio per la prima partita stagionale contro il Milan facendo 2-2, facendo 2 gol su calcio da fermo e prendendo 2 gol da Polli, cioè chiamate da fare un trattamento sanitario obbligatorio perché banalmente. Però se ci sono delle piccole migliorie e dei piccoli accorgimenti rispetto a 2 anni in cui si è fatto oggettivamente troppo poco, io non posso non sottolinearli. Non mi sentirei nella parte del giusto, mi sentirei incoerente. Credo che sia giusto sempre raccontare quello che si vede, nel bene o nel male.
questo può essere un danno perché il pubblico la pensa diversamente. Mi spiace, ragazzi. Io devo sempre dirvi quello che vedo. Che sia popolare o impopolare, vi dirò sempre solo quello che vedo. Questo è. Voto 7, Pinsoglio. Ragazzi, Pinsoglio non ha preso gol, eh? Due gol li hai presi nel primo tempo, Pinsoglio non prende gol. Paio di parate importanti, paio di rigori parati, anche non stilisticamente perfetti, però Pinsoglio ha fatto il suo, eh? Pinsoglio, voto 7 in pagella senza problemi. 7 in pagella per Pinsoglio. Uisen, voto 7, mi è piaciuto tantissimo, tantissimo. Cioè, pensare che questo è un classe 2005, io nel 2005, allora, 2005 vuol dire che ha 18 anni nel 2005... D'accordo, sì, sì, 18 anni, anch'io 18 anni giocavo nella Juventus, sì, meraviglioso, no, dai, adesso a parte gli scherzi, una delle note veramente positive, cioè bellissimo, veramente bellissimo, poi ripeto, sarà perché sto invecchiando, sarà perché vedo effettivamente un buonissimo lavoro da parte della Juventus per la next gen, ma queste cose qui mi gasano, mi galvanizzano. Sono felicissimo di vedere due, tre giocatori delle giovanili sempre aggregati alla prima squadra che vengano fuori con sto talento qui, perché Uisen ha talento, è utile girarci intorno, ha talento. Poi se riuscirà a confermarsi, bravo lui e brava Juve ad esserselo portato in casa. Voto 7, personalità da veterano, giocato una mezz'ora ai limiti della perfezione, meraviglioso. Alessandro, 5,5, a un certo punto verso il finale di partito ho detto cavolo ragazzi, ma è vero che c'è Alessandro, me l'ho dimenticato, non ho fatto in tempo a dirlo che ha fatto un errore in cui il Milan è andato al tiro, quindi no, non la partita migliore del mondo. Voto 6,5 Rugani. Oh, Rugani come sempre quando gioca fa il suo gol tra virgolette, perché è stata una bella spizzata su cui poi Giroud ci mette la testa, beffa Magnan, però ha fatto il suo anche in questa occasione, ha giocato da centrale della difesa 3 con Uisen che è andato sul centro-destra quando è entrato Alessandro sul centro-sinistra, ma Rugani è sempre quello, il problema di Rugani è sempre uno solo, che per essere il quinto o il sesto centrale difensivo guadagna troppo, perché per il resto dice niente, sta lì, quando gioca grossissime cappelle non le fa, anzi ogni tanto fa delle prestazioni super come quella su Osimhen con il Napoli al ritorno, il problema è sempre quello, guadagna troppo per essere una riserva. Sulle voto 5,5, ecco, questo potrebbe essere, anzi è fortemente collegato alla figura di Allegri, e Sule e Ealing ve li voglio mettere insieme, perché Ealing comunque ha fatto una partita da 6,5, Sule da 5,5, non erano assolutamente nei loro ruoli, cioè Ealing ha fatto la mezzala di sinistra e si è contenuto tantissimo rispetto a quel passo che ha, Sule ha fatto il quinto a destra e quando si deve attaccare ha fatto vedere delle qualità, quando si deve difendere ha fatto vedere dei limiti, quindi queste due valutazioni sono fortemente, strettamente legate alla volontà dell'allenatore. Stiamo parlando di un'amichevole, la prima amichevole stagionale. L'allenatore voleva insistere su quel modulo lì, ha fatto delle scelte discutibili su questi giocatori che hanno poi portato a un determinato, a una determinata valutazione della partita. Io mi auguro di non vedere più Sule quinto in quella posizione lì, perché, ripeto, lo può fare in una squadra che ha un'identità prettamente offensiva, in cui deve difendere molto poco o magari con una scalata a 4. In questa Juventus, in questo 3-5-2, io non credo che Sule possa fare l'esterno destro tutta fascia, poi magari diventerà il migliore esterno destro tutta fascia che si sia mai visto, ma non mi pare che queste siano le caratteristiche del ragazzo. Ealing comunque il suo lo fa perché a lui piace buttarsi dentro, muovere sta palla, fare sti doppi passi. Ecco, Ealing un po' più simile a Cuadrado perché comunque a lui piace giocare palla al piede. E come in occasione della finale di Coppa Italia di Serie C ha battuto un brutto rigore purtroppo, e poi invece Sule è stato il match winner con il rigore insaccato alle spalle di Sportiello. Nonge non mi è piaciuto tantissimo, nel senso che si è visto poco, però quei controlli orientati quando veramente è spalla alla porta e riceve palla e se la fa sgusciare da una parte ti dà l'impressione, ecco, mi dà le vibes che mi dà Pogba in quel fondamentale lì. Poi per tutto il resto c'è una voragine, mi è parso di vedere, forse dei 3-2005, quello un po' più indietro. Un ragazzo sul quale si può lavorare, so che la Juventus ci crede tanto perché lo immagina con tanto potenziale,
mi è sembrato una valutazione da 6 quella di oggi, curioso di vederlo invece contro il Real Madrid se avrà la possibilità di scendere in campo. Nicolussi, voto 6. Lì davanti alla difesa vale lo stesso principio di Locatelli, anche se Nicolussi mi è sembrato molto meno predisposto al difendere, molto più predisposto all'attaccare. C'è stata anche una volontà con una giocata in ruleta in mezzo a due per cercare di far ripartire la Juve, che aveva questi spazi davanti da andarsi a prendere, e non mi è dispiaciuto. Poi secondo me Nicolussi non è un giocatore da mettere davanti alla difesa, assolutamente no, però con Rovella fuori e con che sia ancora non arrivato si è optato per questa disposizione, secondo me un po' particolare. Questi ragazzi, Ealing, vabbè più che altro Ealing no perché abbiamo già visto, però Uisen, Nonge, Yıldız, i tre 2005 aggregati, mi riportano un po' alla mente quella che è stata la tournée dell'anno scorso, in cui avevi Rovella e Fagioli che si erano messi in mostra e ti stropicciavi un po' gli occhi e dicevi wow, ma questi giocatori sembrano di pari livello rispetto a quelli della Juventus, con Fagioli che non ha mai fatto un minuto in Serie A se non il recupero con chi era con Lecce nell'anno di Pirlo, e con Rovella che è retrocesso col Genoa. Cioè, sembrano giocatori di pari livello. E si diceva anche lì, sì, è calcio d'agosto, però poi bisogna vedere. Ecco, Fagioli ha fatto una stagione meravigliosa, Rovella ha fatto quello che ha fatto a Monza. Questi ragazzi sembrano davvero aver questo level up, questo scoglio di differenza con i grandi molto 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 ridotto, quindi si può veramente ben sperare nella crescita di almeno altri due, perché se davvero Yıldız e Uisen e Nonge vengono aggregate alla prima squadra hanno possibilità di fare dei minuti, secondo me dei minuti interessanti. Kostić 5,5 non mi è piaciuto tantissimo, forse un po' in ritardo di condizioni, anche lui con i rigori in questa settimana ha fatto un po' di fatica, c'era il video su Twitter in cui batteva i rigori contro Gatti e perdeva, ha sbagliato anche questo rigore con anche il Portiello che fa il fenomeno sul rigore di Kostić, speravo di non vederlo mai, però va bene. Rodaggio per Kostić, che l'anno scorso ha fermato, si è un po' fermato nel finale, ha bisogno di tirare fiato o di recuperare la forma fisica, speriamo che possa tornare il Kostić d'inizio stagione. Qui apro una grossissima parentesi: il Kostić della prima parte di stagione è andato così bene perché aveva una forma fisica diversa che era ancora derivante dall'Eintracht, oppure no? Spero che non sia così e spero che il ragazzo possa recuperare la condizione che aveva appunto prima di quel fastidio al tendine Achille. Yıldız voto 6,5, perché quelle due o tre volte che ha toccato il pallone mi ha veramente emozionato, mi sento veramente un bambino quando dico queste cose, però mi piace vedere questi ragazzi con personalità, che scendono in campo con personalità. C'è stato un momento che mi sono stropicciato gli occhi perché ho detto ma questo è un movimento di Federico Chiesa, ha fatto un movimento nel secondo tempo tipo 5 minuti dopo che è entrato che sembrava veramente Federico Chiesa, e mi piacerebbe rivederlo. So che è stato provato anche mezzala da Allegri in questi giorni, probabilmente perché a centrocampo, nonostante la lunga lista dei centrocampisti, ci sono dei problemi fisici, Pogba, Rovella, Meccani stesso che non aveva lavorato, chi più ne ha più ne metta. Mi auguro che non venga trasformato in una mezzala, perché questo mi sembra veramente un giocatore offensivo, un giocatore che anche lui probabilmente preferisce partire un po' più largo e non da seconda punta, ma che col ruolo comunque lo può imparare e come. Voto 5,5 a Milik, che ha fatto un grandissimo appoggio, non mi ricordo per chi nel secondo tempo, veramente un appoggio meraviglioso, però per il resto non è stata una gran prestazione, anzi forse un po' assente in questa mezz'ora, dove si sono messi in mostra invece dei ragazzi con qualche anno in meno di lui. Milik è una pedina secondo me molto importante nella Juve di quest'anno. 5,5 però ovviamente non è la bocciatura definitiva, anzi sono stato molto contento del riscatto di Milik. E queste ragazzi sono le pagelle, non ci sono ancora le grafiche perché non siamo ancora pronti per l'inizio del campionato, lo saremo prontissimi invece per il post partita dell'Udinese. E niente, noi ci vediamo domani per quel video di cui vi parlavo prima. Fatemi sapere le vostre pagelle qui sotto nei commenti, un mi piace, un'iscrizione, tutto quello che si fa di solito, e niente, buona serata.